spaccare il guscio e lasciare che ogni fiore sia. Questo è il compito. Qui impariamo l'arte, che non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere così come siamo. Invincibilmente fragili e imperfetti. Questa è la scuola che ciascuno di noi un giorno ricorderà, in quel professore speciale o in quel compagno speciale, che ci ha guardato come qualcuno e non come qualcosa, cominciando così a farci fiorire. Sì, professoressa. Ti stai allenando per la gara? Certo, prof. Prof, prof! E anche quest'anno vince lui, sicuro! Professoressa, domani! Ciao, Tiziana, domani. La vita è povera, se povero è il nostro sguardo. Apriamo dunque i nostri orizzonti, affidiamoci al nostro destino, più o meno fortunato che sia, perché la vita è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto. Tiziano, tutto a posto? Sì, papà. Che cos'è questo? Che è? Io ci voglio provare. Che ne dici? Certo, certo. Certo, Tiziano. Grazie. Veloce, veloce, passa! Tira, tira, no! Lorenzo, veloce, veloce! Lorenzo, eh no, sì, no. Minuto! No. Bravo, bravo, ce la stai facendo! Bravo! Ce l'hai fatta, sì! Nino! Ci devi riprovare. Mi hai perso, e poi non esiste, non esiste, ma sì, non esiste, non esiste, ma dove l'hai letto? Veramente, se tu avessi messo qua la parola lo potevi mettere, ma non lo puoi fare. Esiste. Pronto? Ok, ma non lo puoi fare. Ma si può mettere? Sì, 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 è qui. No. Ok, te lo passo. Si può mettere? Ok. Lore, papà. Lore, papà. Sì, sì, guarda. Papà? Ciao, campione. Ti stai allenando? Sì, certo. Ma allora ce la fai venire la gara? Faccio, ho una riunione importante, ma farò il possibile. Ho finito la pausa, scappo. Ciao. Ciao. Guarda che ho fatto, guarda. Ho vinto. Sì. Sono troppo eccitato. Guarda, Lorenzo, stai guardando? Non ti posso guardare perché devo giocare. Hai visto Lorenzo come sono bravo? Allora, il modulo l'abbiamo compilato noi. Ma almeno la firma gliela metti tu. Non posso firmare io, serve quella di mio padre. Gliela metto io la sua firma. L'ho fatto tante volte, non c'è mai. Raga, ho avuto un'idea pazzesca. Ci facciamo stampare una maglietta con la faccia di Lorenzo e la scritta Vola campione. Ci siamo avanzati, ho avuto un'idea pazzesca. Mi sento eccitata. Che c'è? Thank you.
Ma che c'è? Perché ridete? Tiziana Tartaruga vuole partecipare alla gara. No, vabbè. Abbiamo dentro un fuoco che non si spegne, che conosce lotte, cadute, battute d'arresto, ma che ci dà la resistenza necessaria e quell'intuizione che, nonostante quello che accada, alimenterà la passione felice di essere al mondo. Se ogni persona stabilisse che ovunque tu sia cercherai di comportarti in modo gentile più di quanto sia necessario, il mondo sarebbe veramente un posto migliore. Non facciamo prevalere la paura di soffrire sulla voglia di essere. Il cuore si indurirà e le ali resteranno chiuse per timore del loro peso e per l'assurda paura di non essere fatte per volare. Il modo migliore per misurare quanto sei cresciuto non sono i centimetri o il numero di giri che puoi percorrere ora attorno alla pista. È ciò che hai fatto con il tuo tempo, come hai scelto di trascorrere le tue giornate e di chi ti stai prendendo cura. Questa, per me, è la misura più grande del successo. Coraggio, gentilezza, amicizia, carattere. Queste sono le qualità che ci definiscono esseri umani e ci spingono a volte alla grandezza. Wonder, con la sua storia, ci dà una grande testimonianza che ci vuole dire che cosa, Lorenzo? Diversità. Ampliando un po' di più il concetto? Diversità nel senso che siamo tutti diversi, però allo stesso tempo unici. Bravo, Lorenzo. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche altra cosa? Dimmi, Tiziana. Sì, prof. Penso che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero avere una standing ovation. Hai ragione, Tiziana. Anche a me piacerebbe averne una. Volete vedere come vi faccio passare questo spirito di patate?
Interroghiamo. Dimmi, Edoardo. Prof, posso andare in bagno? No, standing da bango. E vieni anche pure qua. Ma perché io, prof? Perché mi hai ispirato. Ridi, ridi pure tu. Vieni qua. Ragazzi, ragazzi, sta arrivando! Dobbiamo essere poeti del nostro quotidiano e non pallide comparse. In fondo, tutti noi abbiamo solo bisogno d'amore. Coppa va a Tiziano d'amore. La loro è la storia di un'amicizia possibile e come tutte le relazioni vere diventerà profonda e non verrà mai meno. Sono gli amici che ci restituiscono la nostra immagine più vera, perché devono persino difenderci da noi stessi. Papà? Ti sei fatto squalificare. E la preside pure contenta, ha aiutato un suo compagno in difficoltà. Ma allora non ti ho insegnato niente. Non devi guardare in faccia nessuno quando hai un traguardo da raggiungere. Vuoi essere un perdente come il tuo compagno? Ricordati che se non arrivi primo nella vita non conterai mai niente. Vabbè che alla fine era solo una stupida gara scolastica. Ho già parlato con l'allenatore regionale per farti fare il salto di qualità. Papà, io non voglio gareggiare più. Ma cosa stai dicendo? Magari ne parliamo quando torni a casa. Tra una settimana, un mese, un anno. Quando è che torni a casa, papà? Fammi indovinare, non lo sai. Lorenzo! Vabbè, lascia stare, adesso è da fare, ciao. L'amicizia si fonda sulla somiglianza, ma si manifesta nella diversità, nelle contraddizioni, nelle differenze. Ciao, oh, bro, ciao. Ciao. Dove ti sono? Scusami, era il telefono di mio padre. Vabbè, senti, ma ci andiamo a mangiare una pizza? Preferisco il panino. Birra. La birra? Sei scemo, non ce la daranno mai. E allora facciamo una cosa: mezza pizza, mezzo panino e acqua, gassata però. A me piace liscia. E in bare però, vabbè, aspetta, vado a prendere il papà. Ok. L'amicizia ci salva e ci rende felici nella nostra insopportabile fragilità. Forse Lorenzo sapeva già dall'inizio che quella sarebbe stata una gara da perdere, ma la posta in gioco questa volta era più alta e perdendo ha vinto anche lui. Lascia pure che ogni fiore resti fragile nel vento, che si pieghi al suo vigore, vincere non è importante. Cercare la purezza perché non siamo perfetti, esci dalla tua fortezza, non
sa pure che ogni cuore che non vede il suo talento trovi chi senza timore glielo mostra in un momento. Scoprirai che la bellezza sta nei piccoli progetti, in una timida carezza che rischiara le tue notti. Se ci guardiamo sono lo specchio, sono lo sguardo che ti cerca, la mano.